Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, scusate per i capelli da pazza e sembro la gattara dei Simpson e per il rumore del condizionatore, ma fa troppo caldo. Allora, questo tag ormai ha spopolato su BookTube, a me non mi ha taggato nessuno, però volevo farlo lo stesso. Ossia, sfida per i lettori dalla A alla Z. Partiamo subito perché è lunghissimo. Allora, A. Un autore con la A maiuscola, quello con cui hai letto più libri. Rispondo a questa domanda con Jeffrey Deaver. Questo è stato il primo suo libro che io abbia mai letto. E ho letto ben 7 libri di Jeffrey Deaver, ma non è ancora finita qui perché in tutta la sua carriera ha scritto tantissimi libri e 7 sono pochissimi a confronto. E devo assolutamente recuperare anche tutti quanti gli altri, sperando che una vita basti per leggerli tutti. B. Bevo responsabilmente mentre leggo. Acqua, solitamente, perché non ho abitudine di bere qualcosa in particolare mentre leggo. C. Confesso di aver letto qualche capitolo di After, perché ero curiosa di sapere com'era, perché è praticamente popolarissimo. Se lo avessi letto mentre ero grandissima fan di One Direction, perché lo sono stata, e soprattutto di Harry Styles, forse l'avrei apprezzata di più, avrei fangirlato, però adesso che sono passati anni e la mia ossessione per One Direction è passata, la vedo un po' più una fanfiction per adolescenti, preadolescenti comunque. Ma ricordo con molto piacere quel periodo e ho molti ricordi appunto piacevoli legati a One Direction e ogni tanto mi viene lo schizzo di leggere qualche fanfiction su di loro. C'è stato un periodo in cui ne ho letta qualcuna, soprattutto su Larry, ma è finita lì. Poi, D, dovrei smettere di comprare libri mentre a casa ne ho tantissimi da leggere. Perché veramente sono piena di libri da leggere a casa, io continuo a comprarne altri e ovviamente di aggiungere libri alla wishlist, cioè già ne ho troppi da leggere al momento, poi se mi metto ad aggiungere anche libri sulla wishlist è finita proprio la mia vita. E reader o cartaceo? Allora, io preferisco il cartaceo, anche perché non ho mai provato il Kindle o cose del genere, però mi piacerebbe tantissimo. Online ho visto tantissime recensioni positive sulla lettura online, quindi mi piacerebbe, anche se non so con gli occhiali che porto, comunque col mio difetto non so quanto potrà essere piacevole o comunque vantaggioso per me. Comunque, non ho ancora provato il Kindle o cose varie, quindi ancora non mi posso esprimere. F, fangirl impenitente di ovviamente classico Harry Potter o Hunger Games o cose diciamo classiche in realtà, perché non ho un fangirlamento particolare diverso da tutti quanti gli altri in realtà. G, genere preferito che di solito non leggi. Il mio genere preferito è il fantasy e quello che non leggo mai è il romance. Non sopporto i libri romance, soprattutto i rosa, in realtà quelli che si vendono all'edicola. Non fatemi vedere che io li brucio. H, ho atteso a lungo per in realtà sto ancora aspettando Nevernight che uscirà il 3 settembre in Italia, non vedo l'ora, anche se in realtà a settembre non so se avrò i soli per comprarmeli, probabilmente mi rifarò a regalare a Natale, quindi aspetterò ulteriormente, tipo, piango. Poi I, in lettura al momento. Al momento ho in lettura Storia del secondo cognome di Elena Ferrante, il secondo volume dell'Amica Geniale. Il primo l'ho divorato, questo sta andando un pochino più rilento, però mi sta piacendo tantissimo anche questo. Non vedo l'ora di finire questa quadrologia e poi guardare anche la serie TV che ha fatto un successone. L, luogo preferito per leggere. Ovviamente a casa mia, sul letto, mentre ascolto gli ASMR Ambience, che sono i miei preferiti in assoluto per leggere, e quindi letto sul letto. M, miglior prequel di sempre. Posso rispondere solamente con Lo Hobbit di Tolkien, se si può definire un prequel del Signore degli Anelli, perché ho letto solamente questo. Mi piacerebbe tantissimo leggere anche qualche prequel sul Trono di Spade, perché so che ce ne sono comunque, però devo prima finire la saga e poi ne riparliamo. Comunque, per questa domanda devo per forza rispondere, ripeto, Lo Hobbit.
Non vorrei mai leggere romance, come dicevo prima, perché non mi piacciono i libri rosa e romance proprio non li posso neanche vedere. Ci ho provato, ne ho letto uno, l'ho lasciato lì, cioè l'ho finito, però no. Oh, Once More, un libro che hai riletto tante volte, ma rileggeresti ancora? Io ora posso rispondere con Hunger Games di Susan Collins, in particolare il primo volume, perché mi è rimasto nel cuore. Io l'ho riletto solamente 2 volte, ma lo rileggerei tantissime altre volte ancora, ma purtroppo non ho tempo perché devo leggere tantissimi altri libri ancora, quindi purtroppo non ho tempo per rileggere Hunger Games, ma lo rifarei molto molto volentieri. P. Perla nascosta, un libro che non ti aspettavi fosse tanto bello. Per questa domanda rispondo La tela dell'assassino di T.R. Ragan. Nonostante sia un thriller e nonostante avesse un prezzo basso, non mi ispirava per niente, né la copertina né la trama, però ho voluto dare comunque una chance a questo libro e ho fatto bene perché è stata una grande sorpresa. Ve ne parlerò magari in futuro perché voglio fare un video solo sui thriller. Q. Questioni irrisolti, un libro che non sei riuscita a finire. Allora, per questa domanda non ho il libro dietro, ma sicuramente Il Silmarillion di Tolkien. Ne avevo sentito parlare benissimo, però purtroppo io l'ho abbandonato neanche metà, quasi a metà, diciamo. Non ce l'ho fatta proprio. R. Rimpianti letterari, serie interrotte o libri perduti che non potrete finire di leggere. Non ho rimpianti in realtà. L'unica piccola delusione in realtà che avrei voluto risparmiarmi è stato Origin di Dan Brown. In realtà questo è stato l'unico piccolo rimpianto che, vabbè, non è stato neanche chissà cosa, però avrei voluto veramente risparmiarmi di leggere questo libro. Scoprirete il motivo nel video che ho fatto dedicato a Dan Brown. S. Serie iniziate e mai finite. Allora, per questa domanda non ho una risposta vera e propria. Ho solamente 3 serie che ho in corso, che non ho ancora finito, però che ho intenzione di finire. E sono Il Trono di Spade, questo è il primo volume, io sono al terzo. Poi la serie del Sono il numero 4, io ho letto i primi 2, devo assolutamente recuperare anche gli altri se trovo i seguiti in realtà, perché non trovo più queste edizioni, quindi sono bloccata per questo, ma vorrei tanto finire di leggere questa saga. E ovviamente La Spada della Verità, questo è il primo volume, io sono al secondo e cioè io non sto continuando questa saga perché costano tanto, però devo spicciarmi perché mi piace tantissimo e vabbè, adoro tanto. T. 3 dei tuoi antagonisti preferiti, va bene, ovviamente Voldemort perché lui è sempre nel cuore, forever and ever. Mi piacciono tanto anche gli Urghali, che si chiamavano così, non mi ricordo, comunque i nemici di Aragorn. E poi mi piacciono anche gli antagonisti del numero 4 e tutti gli altri bambini numerati, diciamo così. Un appuntamento con un personaggio di fantasia. Io scelgo Peeta Mellark di Hunger Games perché è stata la mia prima crush in assoluto di libri, quella proprio seria, che non mi è ancora passata, quindi scelgo lui ovviamente. V. Vorrei non aver letto. Io mi trovo a ripetere Origin di Dan Brown, avrei voluto non volerlo leggere mai. Z. Zanna avvelenata, quel finale che proprio non vi è mai andato giù. Bella domanda, non lo so in realtà, non mi viene in mente nessun finale che non mi è piaciuto, forse più nei film in realtà. Se devo proprio dirlo, uno, il finale del film di Inferno. Inferno è finito con un colpo al cuore, credo di aver dato 3 stelle su 5 a quel libro solamente per il finale, nel film me l'hanno rovinato. Bene, scusate se questo video è durato poco per in realtà la lunghezza di quello che dovrebbe essere, perché ho poca memoria sul telefono e quindi devo farla molto breve. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video, attivate la campanellina e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!